Buongiorno a tutti! Mio Dio, ho appena sparso sul letto tutti i regali che mi avete dato all'incontro a Bologna e li state vedendo, quindi potete vedere che sono tantissimi, oh mio Dio, cioè sono un'infinità veramente. Non so davvero come ringraziarvi, cioè guardate, il mio letto è pieno. Oh mio Dio, non mi ero, cioè, mi ero resa conto che erano tanti, ma non pensavo così tanti. E niente. Adesso provo a farveli vedere uno per uno e visto che probabilmente il video durerà 5 ore, lo dividerò in più parti. Oddio, come sono emozionata! Allora, cominciamo. Dunque, c'è questo qua davanti. Qui c'è la letterina, ma le letterine chiuse preferisco leggerle in privato, visto che magari sono appunto cose che le ragazze preferiscono che io legga in privato. Allora, c'è questa bella borsina con le coccinelle. E dentro c'è questa scatolina di Carpisa, quindi vediamo un pochino. Oh, che carino! Per Erika Kawaii da Veronica, che carina! Ok, ecco appunto come dicevo, questo lo leggo in privato. Che cos'è? Vedo dei cupcake! Oh mio Dio! Che cos'è questa cosa bellissima? Guardateli! No, beh, oh mio Dio, è bellissimo! È un portagioielli con il portanello in mezzo di Carpisa, c'è anche lo specchietto, ciao! E oh mio Dio, è bellissimo, cioè con i cupcake. È stupendo, grazie mille! Com'era? Veronica, grazie mille Veronica, oddio, è stupendo! Poi c'è questo pacchettino. Sono Beatrice, ti ho conosciuta su YouTube, sei simpaticissima, spero che il regalino ti piaccia, grazie mille! Ok, sono riuscita a liberare i pacchettini. Allora, kawaii è utile, non ti tagliare. Oddio. Che bellini questi fazzoletti. Ma che bella fantasia. Non li avevo mai visti. Perline guariciose & Co. Niente, sono 2 minuti buoni che provo a far mettere a fuoco queste perline, ma non c'è niente da fare. La mia macchina fotografica non vuole partecipare. Comunque sono molto carine e molto particolari. Per decorare, non usare le forbici. Oddio. Degli sticker, oh che carini questi occhiettini! Che carini, grazie. Utili per i tuoi appunti, non tagliare e non strappare, ma apri con delicatezza. Aiuto. E niente, qui ci sono vari tipi di fogliettini. Ora c'è questo pacchettino per Erika da Giulia, tanto non mette a fuoco la macchina fotografica, quindi ci rinuncio. Che carino! Guardate che carino il telefono puccioso fatto in fimo. Non riesco a capire perché la mia macchina oggi non mette a fuoco, cioè con tutte le cose che devo far vedere è preoccupante. Poi c'è questa zampina molto carina, spero che si vedano, ma vabbè, la macchina fotografica tanto non collabora. Poi passiamo a questa che è una borsa di Tiger, questo è molto interessante. Vediamo un po'. C'è il bigliettino che leggo poi dopo per l'agenda. Oh, che belline! Forse circa messo a fuoco, quindi almeno riuscite a vagamente capire che cosa sono. Sono le mollettine con i fiorellini. Oh, che bella roba di Tiger, grazie. Ora c'è questa borsa che è pesantissima. Oh mio Dio! Oh mio Dio! Chiunque tu sia, sei matta! È un regalo enorme! È una Yankee Candle, ragazzi! Madonna, guardate che bella! No, vabbè, adesso devo assolutamente sentire l'odore. Oh mio Dio, non c'è neanche bisogno di aprirla perché appena ho aperto il sacchettino è uscito proprio l'odore. Madonna, è buonissimo! Grazie mille! È strabuono, oddio! Grazie, 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 grazie! Raggiungo la mia collezione. E dentro c'era anche questo, non so se è di un'altra ragazza ed è finito lì dentro, il che è possibile, o se è sempre della ragazza che mi ha mandato, che mi ha dato la candela. Delle creazioni in resina, che carine! Guardate che bellini i cuoricini. Non solo non mette a fuoco, ma peggiora la messa in fuoco, ma cioè, mi prende in giro, seriamente. Io questa fotocamera la butto nel pattume. Ok, ce la faccio, se non mette, se non toglie la messa a fuoco si vedono. Grazie comunque. Passiamo a questa borsina fucsia. Allora, bigliettino, sempre che leggo in privato. Lei si chiama Lucia, perfetto, quindi so chi ringraziare, grazie Lucia. Che carine le creazioni! Allora, c'è un biscottino kawaii, un cuoricino kawaii, una cacchina, un arcobaleno, un ricciolino, una E, un fiocchettino.
una ciambellina, mi sono riempita di brillantini, un lollipop kawaii e il simbolo dell'infinito. Ah no, c'era anche un altro fiocchettino. Che carine! Ora sono piena di brillantini, grazie mille. Ora c'è questa borsa di Le Coco, che non so cosa sia, sinceramente. Allora, anche qui il bigliettino, vediamo se è una cosa veloce. Sì, dai. Grazie per i tuoi splendidi video, speriamo che i nostri regalini ti piacciano, la Robby e Laura. Grazie mille, ragazze. Allora, vediamo un po'. Ok, sono molto carini, il problema è che mi sa che avete usato lo smalto per lucidarle, questo è il problema. È veramente molto 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 appiccicoso, non si stacca. Ecco, quindi vi consiglio di non usare mai lo smalto perché fa questa cosa qui. Creazioni in pisla, vediamo un pochino che avete fatto. Allora c'è l'emoji, quella con gli occhietti a cuore e questo carinissimo hamburger come pucciosino. Cancelleria, che brutto pacchetto, tranquille. Lo sapete che io non li so fare i pacchetti, quindi di certo non giudico gli altri che non li sanno fare. Che belli questi, li ho sempre adorati quando ero più piccolina, però costavano tantissimo. E poi c'è questa bella matitina con i fiorellini, sì, sono fiorellini. Grazie. Altre creazioni. Che carine, delle mollettine decorate. Sono quelle che uso per stendere i panni e sono decorate con perline, molto carine. Allora, qui c'è un croissant, un bracciolino fatto di elastici che non mi ricordo come si chiamano e alcuni fogliettini a forma di smile con la linguetta di fuori. Grazie mille ragazze. È una carinissima borsina di Hello Kitty. Aiuto, quanta roba! Dunque, calma e sangue freddo. Allora, wow, una scritta kawaii in pisla enorme, è bellissima. È stupenda, davvero. Oh, che carino, guardate che cosa pucciosa, è un portachiavi. Dunque, mi sembra un cane con le ali, ma non ne sono sicura, non vorrei dire cavolate. Comunque è carinissimo. Anche queste penne sono molto molto belle. Wow, questa è stupenda. Davvero bella. Dunque qui c'è un cartellone, ma lo faccio vedere dopo insieme agli altri cartelloni che dovrò fare un'inquadratura un po' gigante. Quindi grazie mille. E qui ci sono allora un porta... no, come si chiama? Un segnalibro. Oh, che carino questo panda! E una piccola mucca. Bellissima questa calamita! È di... sembra tipo ceramica, è troppo bellina, mi piace un sacco, grazie. E poi vediamo cosa c'è in questi pacchettini. Ah, queste devono essere le creazioni con la colla a caldo. Ma che cosa carina. No dai, no, metti a fuoco, ti prego. Ecco, vabbè, le metto così lontane che si vedono. Che cosa strana, le creazioni con la colla a caldo. E qui c'è un hamburger, ma non credo che sia fatto di fimo. Dalla consistenza potrebbe sembrare pasta e sale. Vediamo se qui c'è scritto qualcosa. Plastilina e finta resina. Ah no, era plastilina, ok, non me ne intendo. Speriamo che ti piacciono anche se non sono perfette. Ma sì, grazie mille. E poi c'è questa scatolina di Hello Kitty, molto carina, con dentro due, forse si chiamano Rainbow Loom, e due gommine molto carine. Grazie mille, questa scatolina è troppo carina, tra l'altro. Ora c'è questo sacchettino dell'OVS. Allora, wow, che cos'è? Una cosa molto brillantinosa. Non vedevo l'ora che venissi a Bologna, sei bellissima, bravissima, grazie, fare le creazioni stupende, scusa per la mia pessima scrittura, intanto non è pessima. E comunque non ho ancora capito che cos'è questo, vediamo. Ah, sono glitter per il corpo, semplicemente, che cosa bella, grazie. Poi c'è questo pacchettino che devo proprio aprire con le forbici. Dunque, questo direi che è un regalo da... Oh, che carini! C'era scritto Lisa, ok, sì, perfetto, è da Lisa. Allora, squishy fatto a mano. Ok, ho fatto una cavolata. Pensavo che fosse qui dentro, invece era questo. C'è dentro del cotone e questo è lo squishy fatto a mano. Ok. Materiale utile e creativo. Allora, vediamo di non distruggere tutto. Ah, sono delle bustine di plastica, belle, queste mi servivano perché le avevo finite effettivamente. Poi qui c'è un altro squiscino fatto a mano dentro questo sacchettino, com'è morbido. Allora, qui c'è questa creazione con scritto Erika, appunto.
La batteria si sta scaricando, giusto per la cronaca. E qui invece c'è una creazione, che cos'è? Ok, dalla consistenza mi inquieta, sembra un sapone. Ok, sì, questa è una saponetta, bene. È fatta in casa e l'ho realizzata con una amica, ma l'odore non c'è quasi più, sentiamo. Sì, un pochino si sente, sembra tipo alla rosa. Che figata. Devo provare anch'io a fare le saponette fatte in casa, grazie mille. Poi c'è questo pacchettino, non era nella scatola di Hello Kitty, nella busta di Hello Kitty, anzi. Kawaii Paper. Questo è un finto pacco alla mo' di Kawaii Land. Oh, che carino! Guardate che bellino! Allora, cos'è? Cuore. Mela. Ah, sono tutte creazioncine ritagliate con le faccine. Un criceto. E... arrow, freccia. Oh, ok. Una nuvola e ok, ho capito il concetto, non vado avanti perché sennò il video durerà seriamente 18 ore, grazie mille. Poi c'è questa scatolina bellissima, guardate che carina, è stata decorata con tutti, dei disegni addirittura e delle cose ritagliate, ok. Vediamo un po'. Allora, qui ci sono alcune perline, alcune creazioni. C'è un macaron, un pacchetto regalo, un hamburger e un piccolo Totoro. Vediamo un po' cosa c'è in questo piccolo pacchettino. Oh, c'era scritto qualcosa. Ah, scusate. Per il tuo telefono, non so quanto sia orribile il pacchetto. Oh, che bellino! Questo va nel buco delle cuffie e così il cellulare avrà un cuoricino che spunta fuori. Che bellino, grazie! Vediamo, questo è il bigliettino, quindi questo lo leggo poi dopo da parte. Allora, ora c'è questa borsina di Bershka, che non so mai come si pronuncia, con dentro questo pacchettino, questa bustina anzi. Wow, alla faccia! Come cavolo si apre? Allora, c'è questo quadernino, agendina, non saprei come definirlo, con i foglietti bianchi, tutto decorato. Wow, quante perline e cose sberluccicose, grazie mille. E qui c'è il bigliettino, anche questo è bello lunghino, quindi grazie Ambra. Allora, qui c'è questo pacchettino con sopra Erika Kawaii, e il pacchettino c'è scritto Maison du Monde. Sembra molto fragile, devo stare attenta. Oh mio Dio, no beh. Grazie, oh mio Dio, questo sì che è un regalo epico. No vabbè, sono tutti molto belli sicuramente, però una tazza, è una tazza. Voi sapete quanto amo le tazze e sapete che la mia macchina fotografica non mette a fuoco. Comunque c'è scritto macaron frambua, non so come si dice, ok? Oh mio Dio, bellissima, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Non c'era il nome. Cavolo, non c'era il tuo nome, non so chi ringraziare. Grazie mille, comunque è stupenda veramente. C'è un altro pacchettino della Maison du Monde, Erika Kawaii Denise, e questo contiene dei pacchettini. Ok, li ho tirati fuori tutti, sì, il bigliettino lo leggo dopo, tanto avevo già capito che era da Denise. Allora, nella cancelleria, guardate che carini, ci sono dei fiorellini di pisl attaccati. No, vabbè, guardate che carina. Allora, la matita è carinissima, mi sembra di averne già vista una simile con questo cosino molto carino che non so cosa sia, e sopra c'è questa carinissima mucchina. Scusate il mio smalto un po' imbarazzante, ma non fateci caso. Accessori. Oddio! Ma è carinissima! Non capisco se è una collana stretta o un bracciale largo. No, vabbè. Penso proprio che sia una collana, è veramente carinissima, grazie mille. Creazione con gli elastici, cuffie, in che senso cuffie con elastici? Cioè, nel senso, che cos'è? Ah, l'ho capito, le cuffiette fatte con gli elastici, ma io non capisco come si fanno queste cose, scusate, non le stavo inquadrando. Comunque, eccole qua, è riuscito a mettere a fuoco, sono quasi commossa. Ok, basta. Vai, batteria, resisti, anche se dovresti resistere per un bel po', non so quanto ce la puoi fare. Creazioni pisle fatte da me, vediamo un pochino. Ogni volta che ricevo queste cose mi ricordo che devo provare ancora, devo continuare a fare creazioni in pisla, ma me ne dimentico sempre. Allora,
Cioè, questo oddio, è carinissimo, ma no, così. E che non ho capito cos'è. Forse è un barattolo di smalto. È carinissimo, ma non mi è chiaro. Questo è un lecca lecca. E questa è una faccina troppo carina, che dalla fotocamera sembra blu, ma in realtà è viola. La fotocamera è daltonica, ok? Molto bene, quindi questo pacchettino è finito. Ora, wow, questo pacchettino è carinissimo. Per Erika Kawaii, ciao Erika, speriamo che i nostri pensierini ti siano piaciuti. Un bacio, Aurora e Clarissa. Poi dopo guardo l'interno, grazie mille care. Il pacchettino è troppo carino. E ora apriamo tutto. Che carino il quadernino con il cagnolino, grazie. Coccinelle. C'è scritto qui, non me lo sono sognata. Allora, questa scatola è troppo carina. A proposito di coccinelle, c'è questa qui che è carinissimo, guarda che musino che ha. Poi, oh mio Dio, è bellissimo. Che bello questo anello, tra l'altro è di quel colore che non ho mai ben capito cos'è. È tipo un argento rosato? Oro rosato? Non lo so. Comunque è bellissimo, grazie mille. Ecco, adesso lo tengo. Poi vediamo un pochino. Wow, ok, ci sono dei sacchettini qui, grazie mille, perché gli unici che mi sono rimasti sono enormi e non vanno molto bene per le creazioni, quindi grazie mille. Materiale creativo. Wow, allora, dei glitter argento. Argento secondo me non li ho nemmeno, quindi grazie. Poi qui ci sono varie cose, dei, come si chiamano, gli anellini per i portachiavi, alcune pietrine, delle cuccinelline, della corda, grazie. Dei piccoli, piccoli, piccoli post-it, che carini. E delle perline. Ah, ecco cos'era. Un campanellino. E delle perline perlate. Perline perlate, ok. Grazie mille. Questa carta da regalo è troppo carina. Carini, appunto.